la partenza della manifestazione, le televisioni stanno ovviamente intervistando i partecipanti. Quello che si chiede è quello che viene contestato nella giornata di oggi. Questo è uno dei concentramenti da cui si partirà con la manifestazione di oggi, perché da diverse regioni, da diverse zone diciamo, si sta raggiungendo Cagliari. È una protesta che, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, nasce intorno al tema della crisi, nasce intorno al tema della fiscalità, che ha visto già anche nel mese di aprile diverse mobilitazioni, in particolare contro Equitalia e contro, diciamo, lo strangolamento che Equitalia fa nei confronti di tutti i ceti, dai commercianti agli artigiani, ai pastori, alle partite IVA, e questo ha creato un'unità senza precedenti per certi versi, che supera anche, diciamo, la questione categoriale. Vedete gli striscioni, questo pezzo di concentramento è aperto poi da questa bara per le partite IVA e per chi appunto viene strangolato da Equitalia. Mettiamo quello grande. Voi da dove venite? Da dove venite? Siete tutte donne e tutte giovani, perché qua in piazza questa mattina? Stiamo manifestando per avere una Sardegna libera, dobbiamo combattere per i nostri diritti. Tu sei disoccupata, hai un lavoro, cosa fai? Siamo disoccupati, è sempre più difficile lavorare, perché anche io che ho un lavoro, ci rendono la vita impossibile. Sono troppe le tasse! Grazie, ciao! Oggi sono commercianti!